Cristian Bastianello, li trovo là seduti dentro la 106 in classe N2. Andrea, buonasera. Buonasera, si parte per l'avventura. È un'avventura veramente? Avventura, speriamo di divertirci, di fare anche bene, speriamo. Tu hai delle possibilità, che ne dici? In N2 sarà dura, eh? Penso di sì, come sempre. Quando mai è una cosa facile. Stavo guardando anche per Guerrieri le opportunità della... No, il Maremma non, è la prima volta, non l'hai mai fatto Guerrieri? Ho fatto irregolarità sport. Irregolarità, quindi insomma, altra storia per ciò che riguarda le moderne. Vedremo, in bocca al lupo. Chicane, ingresso a destra. Bene. Sinistra 2 lunga. Accenno destro, tornante destro. Tornante destro. Già freno. Troppo lungo. Vanno freno. Tornante sinistro. Frena. Sinistra, destra, no. Sinistra no! No! Sinistra no! Destra no! Sinistra! Destra no! Sinistra 3 no! Sinistra 3, no, sporca. Tornante destro. Albiro chiude 4, eccolo il biro, chiude 4, in sinistra 4 lunga, 4 lunga, sinistra 4 gira, questa vai, 4 gira, accenno destro, destra 4 lunga lunga, destra 4 lunga lunga, in sinistra 3, sinistra 3,
destra buche, sinistra 5, occhio. Combattente, lo dice anche il nome, terza posizione per lui e per Cristian Bastianello, che condividono l'abitacolo della 106 in classe N2. Siamo soddisfatti di essere arrivati in fondo prima di tutto, poi abbiamo preso anche un piccolo trofeo, quindi... ci voleva, meglio di così, la pacatezza, la flemma inglese di guerrieri, prego. Onore a quelli che sono arrivati davanti, sono arrivati. Però un po' anche tuo, dai, così, c'eri, ciao guerrieri, ciao Bastianello sull'altro sedile, a presto.